Allora, chiudendo, qui si è persa la misura. È chiaro, allora, che siamo interessati. C'è il video forum con Bersani. Positivi, equilibrati. Su Repubblica, è la quarta volta che mando questa domanda. Con la Russia. Che dice, ma non c'è una domanda scomoda, né quei coraggiosi studio sono capaci a farne. Voi potete leggerla. Come dire, a episodi, a scene come quelle che stiamo assistendo in queste ore, che francamente lasciano veramente, diciamo così, lasciano perplessi, ecco, a dir poco. Nell'ultimo viaggio africano, se non ricordo male, di ritorno Berlusconi disse: ho portato a casa un punto affari per un punto di PIL. Sta parlando, ovviamente nessuna di queste domande è stata posta. Non so se è la quarta volta che viene postata questa domanda. Abbiamo chiesto che venga in Parlamento a parlarci, non adesso dei cavallerizzi e delle cose, a parlarci delle cose, per esempio. Questa è l'informazione di Repubblica. Stiamo finanziando. Per quanto? Con quanti soldi? Praticamente accusano Berlusconi di censurare, i giornali berlusconiani di censurare, o Berlusconi cerchiamo di capire che cos'è, di volere la censura, e poi loro se ne fanno strumento quando ci va l'amico di turno. Per dire, poi certamente ci sono da fare in corso, siamo alle 16.51, dato una mano. Però siccome adesso sono tutti i telegiornali di regime, agosto, qui per coprire i cavallerizi, adesso qui magnificheranno Bersani. Le cose, cerchiamo di dare le cose loro dimensioni, siamo un paese, sai, allora, in questo momento ci sono presenze italiane, purtroppo devo dire che la domanda sono le 16.52, gli investimenti nostri all'estero non hanno avuto il tuo commento caso sarà letto tra un minuto, dire poi un conto. Aspettiamo. Ecco, detto questo, aspettiamo assieme. Sono interessato a positivi rapporti. Per correttezza faccio scorrere tutte le pagine, a partire dalle 16.41, e vedete che arriviamo alle 16.54 e il mio commento non c'è. Quindi dalle 16.41 alle 16.54 sono 13 minuti. E non c'è stato messo neanche un commento. Poi ripartono tutte 16.54, che è l'orario in cui le domande vengono postate, non è l'orario della visualizzazione della domanda. Quindi dalle 16.41 alle 16.54 non c'è nulla. Questa è la pagina 16.41 16.54, non c'è niente. Perfetto, insomma, perfetto. Questa è l'informazione di Repubblica. Quelli che hanno anche chiesto di partecipare alla manifestazione per la libertà di stampa, bene? Questo è Massimo Giannini che conduceva la trasmissione. Ognuno poi si faccia i suoi ragionamenti.